La leader di Hong Kong, Carrie Lam, ha affermato oggi che il governo di Pechino non farà un passo indietro in merito alla nuova legge sulla sicurezza nazionale per l'ex colonia britannica, anche se il Regno Unito ha intensificato le critiche al progetto. Lam ha parlato nel corso di un viaggio a Pechino per discutere della nuova legge sulla sicurezza. Well, I can only say that the international community and some of the foreign governments. Alcuni governi stranieri hanno adottato due pesi e due misure su questo argomento, ha dichiarato Lam. È di competenza di un paese sovrano promulgare leggi per proteggere e salvaguardare la sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti non fanno eccezione a questa regola e nemmeno la Gran Bretagna. Dunque, perché dovrebbero opporsi, condannare, stabilire sanzioni contro Hong Kong e il popolo cinese? Il primo ministro britannico Boris Johnson ha promesso che Londra non abbandonerà il popolo di Hong Kong se la Cina imporrà una legge sulla sicurezza nazionale che risulterà in conflitto con i suoi obblighi internazionali in virtù di un accordo del 1984. Alla Cina non è ovviamente piaciuta l'idea della Gran Bretagna di rivedere il sistema dei visti per dare ai cittadini di Hong Kong un'alternativa e ha accusato Londra di avere una mentalità coloniale.